fare qui oggi? Sono venuta a vedere, sono venuta a sentire la sentenza. Che cosa si aspetta? Aspetto che no, 3 anni che c'hanno, 5 anni ce ne hanno dai 3, ce ne devono da 15. Non sta più la faccia della terra. In galera no, però non sta da far vedere, da sta chiuso dentro casa. Come il carcere di Regina Celi deve stare. E basta. Perché da quando c'è stato Bettino Grazie a lui ci hanno rovinato l'Italia. Hai capito? Quello è un buffone. È un buffone, si dovrebbe vergognare solamente a dove sta abitando. Non potevi mancare oggi a Narella, insomma, è una giornata importante. E se manco io, manca pure Gesù Cristo, perché io adesso devo stare dappertutto. A bello di casa! Ma secondo te che succede a Narella se lo condannano? Niente, cosa succede? Se siamo levati una puzza davanti gli occhi. Quello puzza davvero, è schioppettato. E il PD secondo te che farà? Se venisse con me. Sta con me. E io è un mese gli sto di cambiare la legge elettorale, sennò diventiamo tutti fascisti. Vedi un po' se ci hanno messa già per settembre, lo vedi? E l'ho detto, io sono fatta così, cioè devo dire quello che penso, a sti vigliacchi. Ha fatto quello che ha fatto, ha rovinato l'Italia, si è mangiato tutto, si è fatto tutto, che altro si deve fare? Ma Berlusconi già si fa i calcoli per ritornare sulla scena politica, ma come leader di Forza Italia. Ma è giusto, si trova la Santa che qua a Biancofiore, allora sì, si fa tutto. Ma non si vede da faccia che ci ha svergognato da per tutto il mondo, quel sozzone. Mo c'ha la ragazzetta di 28 anni, la signorina ieri entrava e usciva col vestito blu. Ma che c'è da callo per là? Il grillo che fa là? Grillo è il fio della mignotta e basta. Cinque di figarina, quanto sei embriaca, lo vedi? Vai contando. Ale, quanto ti hanno dato per parlare male di Berlusconi? Tanti soldi. Ah, beati a te allora. Tanti soldi ci hanno dato. Non ti va a parlare male dei Bertone senza conoscerli e capirli. Ha capito? Quando parlo di Berlusconi, stata di sogna, una vergogna. Io ne parlo male a tutti. Tutti, no, non è vero. Ma questa è una vecchiaccia, Manavi. Adorino. Io sono giovane. Ma perché tu sei giovane? Sì, forse. Ma vergogna. Brava, brava. Brava. Però. Guarda che rincoglionita là, quella rincoglionita per davvero, il cervello non c'è là, c'è menate, buttate la piume. Ma che stai facendo? Annarella lo ha guardato a te, voglio sentire che dicono. Annarella lo condannano? Che dici? Che no dici? 3 anni, ma ce ne avrebbero da 13. Ciao!